Allora, adesso tocca a me. Io cercherò di parlarvi il meno possibile del libro perché poi diventerebbe difficile spegnermi su questo argomento. Innanzitutto, per me è una grandissima emozione trovarmi qui in questo posto che mi è così familiare, ma che mi è familiare dalla prospettiva dalla quale lo guardate voi. Io qui ci vengo spesso per lavoro e di solito seduto dove sono seduto io ci sono persone molto più importanti di me. Quindi per me è una grossa emozione stare qui e parlare con voi di un mio lavoro. Ed è ancora più bello farlo in compagnia delle persone che forse mi sono state più vicine, a parte ovviamente la mia compagna, mio figlio, durante questo lavoro, che effettivamente è stata un po' una scommessa. È stato recuperare un progetto che risale all'epoca addirittura dei miei studi universitari. Nei ringraziamenti io cito il mio maestro Riccardo Scrivano perché una volta camminando per i corridoi dell'Università di Tor Vergata io gli parlai di questo mio interesse e lui per primo mi indicò l'importanza delle metafore equestri nel Cortegiano di Baldassarre Castiglione, dandomi una prima traccia da seguire in un lavoro che poi io ho ripreso 20 anni dopo, quando oramai avevo deciso che giunto a questo punto della mia vita era ora di mettere insieme i due grandi interessi, le due grandi passioni che appunto che segnano la mia vita. Sul libro diciamo che è un excursus che utilizza come filo rosso la storia della pubblicazione dei primi libri dedicati all'equitazione perché questi libri sono stati pubblicati a stampa per la prima volta in Italia e questo primato è durato circa mezzo secolo, poi l'evoluzione storico-politica del nostro paese ha un po' appannato questa egemonia culturale, però sinora, nonostante appunto questi libri ebbero, come hanno detto entrambi, gli oratori che mi hanno preceduto, un'importanza grandissima. C'è uno studio di uno storico che ha ricostruito attraverso i lasciti ereditari, attraverso i testamenti della Toscana del Cinquecento, le biblioteche tipiche della nobiltà toscana. Viene fuori che in quasi tutte le biblioteche nobiliari c'era il trattato del duello dell'alciato, l'onore. Innanzitutto, questa dimensione dell'onore è una dimensione strettamente collegata al decoro cavalleresco e i libri sull'equitazione. Primo fra tutti il libro di Federico Grisone, che è stato evocato da Giorgio Patrizzi, che è il primo e che adesso a noi, alla maggior parte di noi, non dice nulla, ma per l'epoca ebbe un successo che è paragonabile, che ne so, a quello del Nome della Rosa oggi. Ebbe 24 edizioni in 50 anni, quando appunto a leggere erano veramente pochissimi, fu tradotto in tutte le principali lingue europee e anche tramandato in forma manoscritta. E quindi da questo si capisce come in realtà la dimensione cavalleresca, nel suo senso più ampio, forse per noi oggi è difficile cogliere quanto importante fosse in realtà nella società del passato. Lo dimostra anche il fatto, Patrizia citava il dualismo italo-francese, che poi diventa dualismo franco-tedesco, lo dimostra il fatto che appunto quando i francesi si rendono conto del prestigio che viene dalla pubblicazione di questi libri, dal successo enorme che questi libri hanno nelle corti di tutta Europa, il re di Francia finanzia la pubblicazione del Trattato di Plouvinel, che è appunto allievo di un cavallerizio italiano, e questo libro è straordinariamente illustrato, bellissimo, e si impone anche e soprattutto in virtù di questa veste così sontuosa come un testo capitale, ma in realtà arriva più di 50 anni dopo la pubblicazione dei primi trattati da parte degli autori italiani. Anche in realtà i libri, e questo è un altro dei motivi che mi hanno spinto a studiare queste opere, anche i libri italiani sono dei libri molto belli. Voi vedete scorrere alle nostre spalle alcune delle illustrazioni
che abbiamo riprodotto nel libro, per dare un'idea della straordinaria bellezza di queste opere. Nessuna fra le opere italiane raggiunge l'opulenza, appunto, di un trattato come quello di Pluvinello, come quello del Duca di Newcastle, che appunto godevano di finanziamenti ben più cospicui. Però sono comunque opere anche molto belle e interessanti e affascinanti. Ma quello che appunto io penso sia importante è cogliere come la distanza del tempo ha appannato questo rilievo, ma in realtà nella società del passato queste opere hanno avuto un'importanza davvero capitale. Purtroppo sinora non erano state molto studiate. Come al solito hanno cominciato a studiarle soprattutto storici stranieri. In Italia erano state, anche perché in effetti sono opere un po' difficili da leggere, insomma non sono scritte da letterati, sono scritte sì, cioè da intellettuali, ma che erano anche dei cavalieri e presuppongono in chi le legge una competenza specifica tecnica, quindi c'è indubbiamente una difficoltà intrinseca nello studiarle. Però appunto erano state un po', lo studio di queste opere è stato un po' devoluto agli appassionati, e questo, come diceva prima Patrizia, ha prodotto insomma una serie di approssimazioni e di inesattezze spesso davvero marchiane, e un po' lo stimolo che mi ha spinto anche a fare questo lavoro, cercando, Giorgio è troppo buono con me, ma insomma cercando di farlo in maniera scientificamente attendibile, era proprio quello di sgomberare il campo da un po' troppe leggende metropolitane che inquinano un po' gli studi su questo, i pochi studi su questo argomento. Peraltro, ovviamente l'abbiamo messa giù dura sul fatto che questo è un importante capitolo della storia culturale europea, e sicuramente è così, ma è anche una storia molto affascinante, soprattutto per chi, come molti dei presenti, ama i cavalli, perché poi è una storia che si dipana fra dispute, fra scuole contrapposte, popolata di personaggi circondati da un'aura di abilità quasi trascendente. Pasquale Caracciolo dice di Grisone che sembrava che i cavalli gli ubbidissero a cenno, per quanto era abile. E quindi, diciamo, è anche una storia divertente, anche e soprattutto perché poi si incrocia con la grande storia. Le scuderie di tutti, il grande scudiero del re era un ministro plenipotenziario, si può dire, che formalmente sovraintendeva le scuderie reali, ma che in realtà era uno dei consiglieri più ascoltati di ogni sovrano. Questo tanto per avere un'idea dell'importanza che appunto la dimensione cavalleresca aveva in passato. Ovviamente, tra l'altro, Giorgio accennava alla questione dell'editore. In effetti è stato un atto di forte volizione pubblicare in Italia questo libro, perché paradossalmente ha trovato un editore prima negli Stati Uniti e poi in Italia. E questo un po' la dice lunga sulla situazione culturale del nostro paese, sulla quale, in particolar modo della cultura equestre del nostro paese, sulla quale forse vale la pena di tornare brevemente. Però ecco, l'editore americano insiste molto perché nell'edizione americana si lanci un proclama per la rinascita dell'equitazione italiana, e questo forse ci offre il destro di fare una breve parentesi sulla situazione attuale. Pasquale Caracciolo, che è un autore cinquecentesco, diceva che non bisogna inorgoglirsi troppo nel magnificare i fasti dei nostri avi, perché tutto al più questo fa risaltare le nostre miserie, le miserie presenti, nel senso che poi alla fine spesso noi sentiamo dire che noi siamo il paese di Leonardo da Vinci, bisognerebbe ricordarsi di dire che noi siamo stati il paese di Leonardo da Vinci. Oggi la situazione dell'equitazione italiana è drammatica secondo me anche e soprattutto per una mancanza di cultura equestre, proprio perché diciamo, gli organi competenti nel promuovere la pratica equestre
nel nostro paese hanno completamente trascurato la divulgazione della cultura equestre, perché se è vero che non si impara a montare a cavallo attraverso i libri, è sicuramente vero che questi arricchiscono l'esperienza e l'orizzonte di ciascun cavaliere. Scusate, faccio una parentesi per i cavalieri, siccome so che ce ne sono molti qui in mezzo, i non cavalieri possono distrarsi in questo momento. E questa carenza, secondo me, noi la paghiamo con tutta evidenza, appunto, nella evidente decadimento delle nostre pratiche equestri. Tra l'altro non c'è nessun cenno di resipiscenza, perché poi in realtà fra i praticanti ci sono segnali importanti invece di un interesse per un approfondimento delle esperienze equestre, ma questi barlumi vengono puntualmente spenti. Penso a esperienze come quelle soprattutto rivolte appunto alla tradizione equestre. Penso a un'esperienza come quella, qui c'è Marco Lepre che era uno degli organizzatori, come quella del Carnevale Romano, che ha acceso un faro con una manifestazione che poi ha avuto anche un grosso impatto popolare, quindi accessibile a tutti, non necessariamente agli addetti ai lavori, che è stata spenta e che era stata invece foriera di una serie di iniziative collaterali proprio volte, penso all'esperienza dell'Accademia del Teatro Equestre, che ha portato in Italia quest'anno quattro cavalieri delle quattro principali scuole di alta scuola di equitazione che ci sono nel mondo, e che ha perso immediatamente, proprio perché aveva ottenuto dei buoni risultati, il supporto delle istituzioni, e questo mi sembra davvero, davvero paradigmatico. Appunto, non vi voglio tediare molto più a lungo. Il libro studia in particolar modo la trattatistica rinascimentale, perché il Rinascimento è il secolo d'oro dell'equitazione italiana. In quell'epoca vengono pubblicate una serie di opere davvero paradigmatiche e che ci consentono di tracciare un percorso storico su cosa è stata l'equitazione nel passato. Poi appunto la situazione mutano le condizioni politiche e culturali del nostro paese, si afferma l'egemonia francese, più tardi questa egemonia viene contrastata dai tedeschi, ma il libro cerca anche un pochino di ripercorrere questa vicenda dopo il Cinquecento, perché comunque, anche se meno noti, si continuano a pubblicare dei libri molto interessanti sull'equitazione nei secoli XVII, XVIII, XIX, e soprattutto perché poi questo percorso, come accennava anche Giorgio, come ha detto anche Patrizia, in qualche modo si compie all'inizio del Novecento, quando di nuovo un italiano inventa l'equitazione moderna. In un suo recente libro dedicato a Caprilli, un giornalista che è scomparso raccontava un episodio che io pensavo avesse inventato, e che tutto sommato può essere carino ricordare qui, visto che questa biblioteca è intitolata a Giovanni Spadolini, e che appunto vi dicevo, io pensavo lui l'avesse inventato, invece poi Renata mi ha confermato che è assolutamente storico. Da Presidente del Consiglio, Giovanni Spadolini andò negli Stati Uniti a incontrare Ronald Reagan, e pare che Reagan se ne fregasse di tutto il resto e non facesse che parlargli di Caprilli. Spadolini, che era uomo coltissimo, ignorava chi fosse il soprannome Caprilli, e questo gli parlava di cavalli, lui che era un grande intellettuale. Tant'è che, come ebbe un attimo di requie, chiamò i suoi consiglieri dicendo: ma mi spiegate chi è sto Caprilli? Perché io, questo parla solo di Caprilli, ma chi è Caprilli? E questo dà l'idea, io la sto raccontando un po' in burla, perché insomma si è fatto tardi e non voglio annoiarvi, ma in effetti dà l'idea di quanto importante è stata la rivoluzione che al termine di questo percorso compie Federico Caprilli, e di come paradossalmente di questa importanza siano più consapevoli gli stranieri che gli italiani stessi. Io credo che questa tradizione sia un patrimonio importante, come diceva Giorgio citando Don Duarte: penso che non si possa vivere nessuna esperienza senza cercare di farne
un percorso anche interiore. Scrivere questo libro per me è stato anche e soprattutto tentare quel cammino di spiritualizzazione dell'esperienza equestre che è indicato da Don Duarte e che io credo sia fondamentale, qualsiasi sia l'indirizzo che la nostra vita prende, per viverla più pienamente e in maniera più ricca. Ho cercato di scriverlo nel modo meno noioso possibile e quindi anche di presentarvelo per come ci sono riuscito. Grazie per essere venuti. Di solito a questo punto se c'è qualcuno che vuole farci delle domande. In quanti anni ci hai messo? Diciamo che appunto l'idea nasce 20 anni fa, ma concretamente io ho cominciato a lavorarci anche lì su impulso di 2 amici 5 anni fa. Quindi sembra di più, nel senso che la mole è traversata con grande leggerezza, per usare un termine caro all'equitazione, è vastissima. Ecco, una cosa che mi piace dire, perché ci sono dei ragazzi giovani che conosco e che so molto appassionati di equitazione, in realtà questo libro non sarebbe stato possibile senza internet. Sembra un paradosso perché no, parliamo di libri cinquecenteschi. In realtà nel libro c'è un capitolo che spiega come oggi tutto questo enorme patrimonio di libri antichi sia accessibile in rete. Io ce l'ho tutti nel mio hard disk. Se avessi dovuto consultare le opere andando di biblioteca in biblioteca, 20 anni non mi sarebbero bastati e con il mio lavoro non sarebbe stato possibile farlo. Quindi non ci sono scuse. C'è la possibilità di approfondirlo, è facile e accessibile per tutti. Magari leggere i trattati cinquecenteschi è un'impresa un po' più impegnativa, però ecco perché io ho pensato di scrivere questo libro, perché poi di questi libri spesso si sente parlare, nei maneggi ogni tanto c'è qualcuno che cita Grisone, Fiaschi, però poi alla fine quando si va a stringere ci si accorge che insomma sono dei nomi e nessuno ha letto le loro opere. Un po' un tentativo che io ho fatto è quello di raccontare che cosa questi davvero dicono. Non diremo che è un meraviglioso e ricchissimo Bignami, devo dire che uno, finito il libro, ha la sensazione di avere traversato tutti quei testi in maniera infinitamente più facile. Bene, allora, grazie di essere venuti. Scusate, so che non è molto elegante toccare l'argomento, ma siccome molti me lo chiedono, abbiamo tanto magnificato l'editore che si è assunto l'onere di pubblicare questo libro e io sicuramente gliene sono grato. C'è da dire che la situazione editoriale italiana condanna questo libro a una circolazione pressoché clandestina, per cui chi è interessato ad averlo sappia che lo può acquistare praticamente solo online su Amazon, su UBS e in qualche sparuta libreria, tipo la libreria Arion che è qui a Piazza Montecitorio. Ah, ecco. Beh, questo è un buon segno, però verrà rifornito e in altre librerie Arion, come quella di Palazzo delle Esposizioni, come quella di Prati e nella libreria Mondadori di Frascati, che poi è, diciamo, dietro la pubblicazione del libro. Ci vuole un po' di pazienza e un po' di, come dire, di perseveranza per andarlo a cercare appunto su internet. Grazie a tutti. Come? Siamo entrati alla fine con Giovanni Battista, soprattutto. Magari c'era qualcuno vuole dire qualcosa, forse vorremmo sentire. Non lo so. Vabbè, comunque, veramente.